Vede, ci sono delle amministrazioni comunali che fanno, in base al programma elettorale con il quale hanno vinto il comune e sono andati ad amministrare, dei piani di investimento strategici. Parlo per esempio del piano rispetto alle opere pubbliche, il piano triennale delle opere pubbliche, o negli altri settori strategici che riguardano tutta la gestione comunale. Fanno dei piani con una programmazione che viene calendarizzata e controllata tutti gli anni con il bilancio comunale. Questo è il caso opposto, il caso di questo governo, il caso di una mancata strategia rispetto agli obiettivi o il caso di dei mancati obiettivi. Ho sentito far riecheggiare in aula ancora una volta la parola populismo. Ma chi è più populista di un governo che sostanzialmente si basa su dei sondaggi quotidiani dove un giorno si scrive che la gente vuol sentirsi dire bianco e il Presidente del Consiglio dice bianco e il giorno dopo, quando qualcuno vuol sentirsi dire nero, il Presidente del Consiglio dice nero? Non c'è nessuna strategia in questo DEF e non c'è nessuna strategia di politica economica da parte di questo governo. L'economia globale oggi diventa un limite, ma fino a ieri era un potenziale valore aggiunto. Si era detto che il prezzo del petrolio era ai minimi storici, che i tassi di interesse erano ai minimi storici, che l'emissione di liquidità da parte della BCE avrebbe prodotto nuovi investimenti. Allora la domanda che ci poniamo oggi è: se questa condizione globale è cambiata, per quale motivo, quando la condizione dell'economia globale era favorevole, alcuni paesi hanno sfruttato quella situazione tanto che oggi crescono 3 volte tanto rispetto all'Italia? E questa è una domanda sulla quale dovremmo dibattere, se non fosse che ci trovassimo di fronte ad una nota di aggiornamento, ad un DEF completamente utopico rispetto alle previsioni e agli obiettivi. Siamo al terzo anno consecutivo dove posticipate il pareggio di bilancio nonostante le continue dichiarazioni del Ministro dell'Economia. Il debito pubblico continua a aumentare in maniera forte e sostanziale e siamo all'ennesimo anno in cui l'Italia chiede flessibilità o, se non è la parola giusta, chiamiamola in un altro modo. Di sicuro questa flessibilità, o qualsivoglia essa sia, produrrà nuovo debito pubblico che qualcuno probabilmente dovrà pagare. Ma perché l'Italia chiede flessibilità all'Unione Europea? L'Italia lo chiede per investimenti strategici che produrranno obiettivi concretizzati in tabelle o in numeri? No. L'Italia chiede flessibilità per fare una riforma fiscale che produrrà semplificazione e nuovi investimenti da parte delle aziende e delle piccole e medie imprese? No. L'Italia chiede flessibilità su due emergenze, tra cui una ha prodotto un business che si aggira intorno a 127 miliardi di euro, esattamente tanto quanto la Fiat ha citato qualche quotidiano ultimamente. E questa è l'etica di un governo sul quale un po' ci si campa su questa situazione. E passiamo allo status dell'economia reale. I vostri conclamati progetti, salva economia e nuova occupazione, che risultati hanno prodotto? Il Jobs Act non ha creato evidentemente nuova occupazione, l'unico risultato che abbiamo oggi è un allarmante dato in aumento degli inattivi. Gli 80 euro hanno aumentato i consumi. A quanto pare sembra proprio di no e ce lo dicono i numeri. I voucher hanno creato nuova occupazione? No, i voucher hanno creato
un'occupazione, uno sfruttamento dell'occupazione, anche questo ce l'hanno detto i numeri. E poi arriviamo ad oggi, dove qualcuno ha il coraggio in quest'Aula di dire che la cancellazione delle clausole di salvaguardia, per cui il non aumento dell'IVA provocherà nuovi consumi. Ma se non cambia niente rispetto ad oggi, che tipo di potenzialità mettiamo nelle tasche dei cittadini italiani per creare nuova economia? Anche su questo ci sarebbe da fare una sana discussione. C'è la situazione delle banche e poi c'è la situazione di previsioni alquanto utopiche, possiamo chiamarle così. Ma c'è un dato incredibile che viene fuori dalla situazione dell'economia reale oggi. Il dato della diseguaglianza, una diseguaglianza che continua ad aumentare e che purtroppo continua a produrre povertà su povertà, tanto che i nostri giovani scappano. Allora passiamo alla credibilità. Qual è la credibilità di un governo che non riesce nemmeno a farsi certificare dall'Ufficio parlamentare di bilancio gli obiettivi che ha nella nota di aggiornamento? E una delle domande, forse la principale, che oggi poniamo a questo governo è quella di una campagna elettorale forte e sostanziale, che in cui già ci troviamo in questi giorni per il referendum costituzionale, dove che qualche membro importante del governo, addirittura anche il Presidente del Consiglio, ci dice che l'approvazione delle riforme costituzionali darà una mano all'economia. Sarebbe interessantissimo che ci confrontassimo sulle tabelle che avete in mano per dire le cose che andate a dire in giro per il Paese. La verità è che questo DEF e questa nota di aggiornamento e il mancato avallo dell'Ufficio parlamentare di bilancio provocherà probabilmente uno scossone sì sui mercati finanziari per la mancata credibilità e la mancata strategia da parte di questo governo. Un ultimo dato è quello del Presidente del Consiglio, che qui stamattina ha fatto un po' di solito cinema, ed è quello sul differenziale tra gli obiettivi e le previsioni del governo italiano con il Fondo Monetario Internazionale. È sì vero che si discostano dello 0,1% rispetto alle previsioni di prodotto interno lordo, ma è altresì vero che quelle previsioni sono determinate su un deficit molto maggiore rispetto a quello che andate a chiedere voi. Noi non sappiamo se le vostre previsioni saranno confermate o meno, ma conosciamo perfettamente la situazione reale del Paese, una situazione che ci preoccupa e ci preoccupa notevolmente, come ci preoccupa la mancata risposta da parte di questo governo a quella situazione reale del Paese. In un Parlamento normale, lo dico al Presidente del Consiglio che non c'è, ci si confronta anche sulle strategie e sugli obiettivi che hanno le diverse forze politiche, e sarebbe utile se noi ci confrontassimo su dei provvedimenti dove il governo ci dice tra una decina d'anni che paese vorrebbe vedere. Grazie.